l'onore di poter intervistare due grandi atleti, due centrali di lungo corso, forse qualcuno con qualche anno in più. Vanni Fontanot del Mondo Giovane e Nicola D'Andrea della Pallavolo Messina. È chiaro. Chiaramente partiamo con Da Valmi, un grandissimo protagonista di questa partita che ha visto vittorioso il Mondo Giovane per 3-1 qui al Palarussello. Chiediamo subito una domanda semplice. Allora, questa è la chiave di vittoria che ha portato alla vittoria in questa partita? Ah, penso alla battuta. Abbiamo battuto a tratti bene per lì soprattutto, poi l'agonismo del derby, ci sono vari ribaltamenti di fronte. Secondo me è stata comunque una bella, gran bella partita per chi l'ha vista da fuori. Dopo abbiamo vinto noi ancora meglio. Hai detto proprio bene, si è visto tutta un'altra partita rispetto a quella che abbiamo visto all'andata, sì, la ricezione, ma anche un passo avanti che nell'ultima parte della stagione ha visto il Mondo Giovane protagonista. Si è visto in campo in questa partita? Sì, ho i miei compagni di squadra che sono molto simpatici. Sì, non mi ricordo più la domanda, comunque. No, vabbè. Ma parlavo del grande passo avanti fatto nelle ultime partite per voi. Sì, no, stavamo giocando molto bene, anche raccogliendo magari meno del dovuto, quindi questo ci lascia ben sperare per il futuro, ecco. Dopo il derby, ripeto, una partita a sé, cioè può essere che una delle due formazioni la sbagli del tutto, come è successo a noi all'andata, poi loro sono stati molto bravi, ci hanno proprio messo in difficoltà, e qui invece abbiamo avuto la meglio noi, però comunque secondo me si è giocata da ambo le parti abbastanza bene, ecco. Bene, complimenti ancora. Grazie. Passiamo invece adesso a Nicola Andrea. Io non sono riuscito a vedere bene i tabellini, ma forse è stato il migliore in campo della squadra, cioè come a livello sia di attacchi, di tendimento complessivo, però non è bastato purtroppo. Ecco, abbiamo quasi paura noi di vedere la capolista tra virgolette in queste condizioni, chiaramente con la condizione fisica non è delle migliori, ma la testa forse che non è più all'altezza di come noi eravamo abituati a vedere. No, guarda, la condizione fisica questa partita non c'entra tanto, il problema è stato un problema mentale, un problema che abbiamo sbagliato tanto, soprattutto non abbiamo battuto bene perché comunque all'andata noi abbiamo fatto circa 15 ace, stasera abbiamo fatto invece tanti errori in battuta. Per quanto riguarda il proseguo, noi no, non siamo spaventati perché cioè, siamo sempre primi e mandiamo noi. E comunque cioè, se noi le vinciamo 3-3 siamo matematicamente promossi, quindi dipende tutto da noi. Ora dopo questa batosta dobbiamo rialzarci come è stato quando si è fatto male appunto Macca, che ci siamo rialzati. Questa sarà una seconda prova per noi. Purtroppo ecco, la condizione complessiva degli atleti della Pallavolo Messina non è delle migliori. Mancano fuori, come ben sappiamo, Nicosì ha avuto un problema fisico, non è potuto stare in campo nel quarto set. Chiaramente il mister dicono non è stato facile riuscire a trovare un sesterzo migliore per poter affrontare questo derby. Però è vero, appunto, adesso è tutto nelle mani vostre. Tre partite tranquillamente sereni. Certamente non si è visto, la Pallavolo Messina dimostrò nettamente di essere la migliore di questo campionato e ha tutte le carte in regola per poter trovare in queste ultime tre partite la chiave che porta al passo che tutti quanti conosciamo, che è la promozione in B1. Sì, noi dobbiamo stare tranquilli. Ora la cosa importante è che dobbiamo stare tranquilli, che comunque abbiamo dominato un campionato perché siamo stati in testa da sempre. Quindi dobbiamo stare tranquilli, sappiamo che possiamo battere tutte e tre le formazioni che verranno. L'importante è entrare con la testa giusta e col carattere sicuri di vincere la partita. Siamo in compagnia dell'allenatore del Mondo Giovane, Antonio Podimeni. Trionfante, un grande successo oggi per il Mondo Giovane, finalmente vittorioso nel derby contro Pallavolo Messina, soprattutto rispetto alla partita dell'andata che ha visto non giocare i suoi nel Paiuara. Oggi abbiamo visto contro la capolista finalmente forse l'apice della crescita che ha visto la sua squadra protagonista nelle ultime giornate. È così oppure c'è anche delle colpe da parte della Pallavolo Messina che è stata forse troppo sottotono? Ma sicuramente quando si vince in uno sport come la pallavolo ci sono i meriti della squadra che vince, naturalmente ci sono
i demeriti della squadra che perde. E la pallavolo Messina sicuramente non si è espressa ai livelli che l'abbiamo vista durante l'arco della stagione, e può essere anche comprensibile da un certo punto di vista, perché comunque hanno fatto un campionato eccezionale e venivano qua a 4 giornate dal termine con una sola sconfitta in attivo. È un calo fisico, purtroppo per loro ci può stare, anche perché numerosi atleti da parte loro uscivano da infortuni, e quindi i vari Garofalo, Boscaini sicuramente non erano al meglio della condizione. Detto questo, metto in primo piano la prestazione dei miei ragazzi, che sono stati eccezionali e hanno eseguito per filo e per segno quello che noi avevamo preparato durante la settimana in vista di questa partita. Sapevamo che per poter competere con loro dovevamo lottarcela, giocarcela rotazione per rotazione, quasi alla perfezione. Ci siamo andati vicini, ma perché la perfezione rappresenta il 3-0, però abbiamo portato i 3 punti a casa e la salvezza matematica.